E buongiorno, buon lunedì a tutti. È un grandissimo inizio di settimana per il Milan. Ieri sera emozioni forti allo Stadio Olimpico con quel gol all'ultimo respiro, con quella zampata di Sandro Tonali in pieno recupero su assist di Zlatan Ibrahimovic. Poi non si è capito più niente, parliamoci chiaro, non si è capito più niente. Tonali che si sfila la maglia ed esulta perché lui sente la maglia del Milan, lui è un tifosissimo del Milan. Secondo me ha immaginato e sognato tante volte durante la sua giovane carriera, perché è un 2000, di segnare un gol così pesante. Immaginate, tra l'altro lui è un mediano, no? Quindi sostanzialmente non gioca nel ruolo di attaccante dove il gol lo fa spesso, i mediani segnano di meno. E quindi immaginate per lui segnare al 92esimo in una gara che porta il Milan alla qualificazione aritmetica in Champions League, perché il Milan è aritmeticamente qualificato in Champions League. Immaginate questo ragazzo milanista che ha sofferto tanto l'anno scorso per essere confermato al Milan, ha rischiato anche, perché in estate sappiamo ci sono state delle contrattazioni, è andata bene, è stato acquistato dal Milan a titolo definitivo, gioca un'annata strepitosa e nel momento clou del campionato, quando tutto sembra andare storto perché l'Inter vince, ci sono episodi arbitrali contro, il Milan non riesce a buttarla dentro, lui arriva al 92esimo e fa vincere la sua squadra, fa vincere il Milan, e impazzisce di gioia. Vedo nello sguardo di Tonali, lo sguardo di ogni bambino che segna, e sapete quando si tifa per una squadra fin da bambino e si sogna tanto questo gol. Ho rivisto davvero la gioia di giocare per questo sport, di giocare per vincere con la propria squadra del cuore. Quindi grande Sandro Tonali, poi anche Zlatan è stato magnifico, perché è entrato con tanta voglia, ha conquistato questo assist, no? Se l'è andato a pescare lui, questo assist di testa per Sandro Tonali, e poi anche lui poi si è lasciato andare anche ad una bella esultanza, sorridente, Zlatan come non lo vediamo ormai da tanto tempo, perché sta giocando sempre di meno. È stata una centrifuga di emozioni ieri sera all'Olimpico, veramente un Milan che ha voluto vincere a tutti i costi questa partita, ha voluto strappare questi tre punti per rispondere all'Inter, per dire noi ci siamo ancora e ce la giochiamo fino alla fine. E questo Milan ci crede, perché è una squadra che ha dei limiti, lo sappiamo, è una squadra che ha delle imperfezioni. Però il gruppo, l'unione del gruppo, il cuore, l'anima di questo Milan va oltre ogni problematica. Questa è una squadra che non è probabilmente tra le più forti, perché comunque ha dei giocatori che sostanzialmente hanno dei limiti. Però è lì, al primo posto in classifica, a 4 giornate dalla fine, a 74 punti. Potenzialmente il Milan potrebbe chiudere con più punti rispetto alla scorsa stagione, e quest'anno tra l'altro è già qualificato il Milan aritmeticamente alla Champions League, mentre vi ricordate l'anno scorso si è qualificato praticamente all'ultimissima giornata con la vittoria a Bergamo. E quindi cosa dire, è un Milan che è riuscito ad emozionare tutti gli sportivi, penso, non solo i milanisti, ovviamente tranne quelli dell'Inter, che probabilmente volevano già festeggiare ieri sera lo scudetto, perché comunque in caso di pareggio e con il recupero contro il Bologna, in effetti l'Inter, se Milan avesse pareggiato, avrebbe avuto comunque metà scudetto in tasca. Invece dovranno sudarsela fino alla fine, poi insomma il Milan ci ha provato. Io penso che questa squadra non possa che essere solamente applaudita
e sostenuta dai propri tifosi perché, ripeto, non è una squadra perfetta, non è una squadra con grandissimi campioni, ma ci sono grandi uomini e persone che si sacrificano e che buttano il cuore oltre l'ostacolo. Io la vedo così, la vedo così. Non sarà il Milan perfetto che tutti vorremmo vedere, perché comunque non ci sono tantissimi campioni, però ci sono persone giuste, c'è l'ambiente giusto, c'è la mentalità giusta di non mollare. Mi è piaciuto ieri sera Pioli quando ha detto: ora probabilmente qualcuno capisce che abbiamo una squadra forte, ma forte secondo me anche di testa e forte nello spirito, nell'animo. E sostanzialmente il Pioli ha detto: questi per me sono dei leoni, questi ragazzi. In effetti è stato così. Perché l'approccio al match contro la Lazio non è stato semplice. Il Milan ha sbagliato l'approccio per la seconda gara di fila, perché anche contro l'Inter aveva subito un gol a freddo di Lautaro Martinez. Ieri sera invece ha segnato Immobile, difesa non perfetta in occasione del vantaggio della Lazio, con Kalulu e Tomori che hanno fatto delle sbavature. Poi dal gol in poi il Milan comunque si è rimesso sui binari giusti e poi ha cominciato ad attaccare. La partita l'ha fatta il Milan. Il Milan ha giocato la partita già dal 15°, 20° del primo tempo in poi, ha cominciato a martellare, ha cominciato a creare occasioni, alcune anche veramente importanti. E poi nel secondo tempo ha giocato solo il Milan, la Lazio praticamente non ha avuto mezza occasione. Maignan nel secondo tempo è stato spettatore. Il Milan ha giocato nella metà campo della Lazio, ha sfiorato prima il gol del 2-1 con Giroud, con Leao, oppure Lystrakos è stato bravo, con Messias, il tiro di Messias che è uscito fuori di poco. E poi alla fine, probabilmente perché questa partita doveva essere un po' il manifesto di quello che è il Milan ora, una squadra che soffre e deve soffrire fino all'ultimo per vincere. Ed è successo proprio così. Ha sofferto fino al 92esimo, fino a questo gol di Sandrone Tonali. E poi c'è un'immagine a fine partita di Frederic Massare, il direttore sportivo del Milan. Secondo me è un'immagine molto bella. Lui che, secondo me, ripensa al film della partita, probabilmente anche al film dell'intera stagione, di questa squadra pazza, di questa squadra che deve lottare fino all'ultimo secondo per guadagnarsi le cose, e poi lo abbiamo visto veramente provato emotivamente, perché in effetti viverla dalla tribuna è ancora più complicato, no? Perché tu vorresti scendere in campo e giocare. Lui, che tra l'altro è stato un ex giocatore, quindi viverla con tutto questo pathos, con tutta questa emozione, questo coinvolgimento emotivo è sfiancante, è stancante. E lui, a fine partita, diciamo, è stato inquadrato dalla telecamera di DAZN, lì seduto da solo in panchina, ma ormai i giocatori già erano andati negli spogliatoi dopo i festeggiamenti, ed era lì, magari anche ripensando alla partita, alle emozioni finali di quel gol di Tonali con la testa tra le mani. E poi ha scosso la testa, alla fine ha detto: incredibile, abbiamo vinto in questo modo. E qualcuno lo associa anche probabilmente al fatto che il Milan sta per cambiare proprietà. Tra l'altro poi più avanti faremo dei video, perché è una settimana importante per quanto riguarda il possibile passaggio di società da Iliot a Investcorp. Qualcuno dice: probabilmente lo abbiamo visto così perché sa di dover lasciare il Milan a fine stagione. Da quello che ci risulta, diciamo, la dirigenza sarà confermata, anche perché, ripeto, è una squadra che sta facendo delle cose straordinarie, sta andando oltre i propri limiti, grazie anche a Pioli, a Maldini, a Massara, perché il lavoro di Massara molto spesso viene sottovalutato, ma lui ha la stessa importanza di Maldini. I tifosi amano Paolo Maldini perché ha alzato le Champions League, perché è un grande capitano, ma a livello dirigenziale Massara è una spalla importante per Paolo Maldini. C'è proprio un grande connubio, è un tandem che va avanti in maniera
cioè sono due persone che lavorano entrambe al meglio quando stanno insieme, quindi sostanzialmente se si conferma uno va confermato anche l'altro. Per questo io penso che la nuova proprietà, quando arriverà, confermerà l'attuale dirigenza. Quindi non credo che quelle immagini si riferiscano ad un Massara pensieroso per l'addio, ma bensì ad un Massara emotivamente provato per la vittoria all'ultimo respiro del Milan in casa della Lazio. Milan che quindi chiude questo match 2-1, 74 punti in classifica, mancano 4 giornate, Milan ancora primo in attesa del recupero dell'Inter contro il Bologna in settimana, però vediamo come va a finire, perché comunque questo campionato è veramente imprevedibile, non si può dare mai nulla per scontato, anche il Napoli che cade 3-2 contro l'Empoli dopo essere in vantaggio. Dopo essere stato in vantaggio per 2-0 ha dell'incredibile, quindi vediamo come si chiuderà questo campionato. E comunque, al di là di tutto, secondo me questa squadra va solamente applaudita per quello che ha fatto fino ad oggi. Ci vediamo nel pomeriggio con gli altri aggiornamenti, altre analisi di Lazio-Milan e soprattutto la questione societaria. A presto.